Devo fare il video, devo fare. Ma come mi va a me di far video? Ma con che coraggio mi metto a far video? Ora lo faccio cascare oggi, lo faccio cascare. Devo fare il video, devo fare. E di che dovrei parlare? Di che cosa? Spiegatemi. Sono un po' opaco, forse il telefono che è così, vediamo un po'. Va un pochino meglio. Devo fare video. L'entusiasmo, la gioia, le aspettative, il bel mercato che era stato fatto, le speranze per dopo l'esordio in Champions League, tutte cose molto molto belle che poi si spengono davanti a prestazioni del genere. E vi ricordate che cosa ho detto nel video di mercoledì? Quando ho fatto il video mercoledì del post Lazio Atletico, ho detto sì, bravi, bella Lazio, ma ora avanti così. Sembra che qualcuno abbia sentito quelle parole e ha detto facciamo completamente il contrario. Dobbiamo continuare con questo spirito? No, facciamo il contrario. Perché io ho visto una Lazio combattiva per forse 11 minuti sui 90 più recupero giocati. Io ho visto una Lazio completamente passiva, abbandonata a nulla più totale. Ho visto una Lazio che non sapeva come muoversi, ho visto una Lazio... A un certo punto c'è stato un attacco del Monza e il Monza porta 5 giocatori nell'area della Lazio e uno al limite al tiro. Sul ribaltamento di fronte io vedevo la Lazio che non portava niente, non portava niente. Oggi non abbiamo visto un'altra volta niente. E ora dopo 5 partite di campionato, 5 partite di campionato, abbiamo fatto 4 punti, cioè meno punti che partite giocate. Sempre peggio. Allora forse dovremmo ridimensionare le nostre aspettative. Forse il mercato che abbiamo così tanto esaltato e che ci è piaciuto così tanto, ci siamo sbagliati, ci siamo illusi. Abbiamo creduto che potesse essere il mercato... Il mercato giusto, finalmente quest'anno abbiamo visto nomi importanti. Oggi ha giocato Guendouzi, lo aspettavamo tutti, io per primo, non mi sembra sia cambiato molto. È entrato Rovella, Porello, in un momento abbastanza particolare, non ha spostato molto. Isaksen, idem con patate. I nuovi in questo momento non danno nessun apporto. E a proposito di nuovi, io mi chiedo, non so se siete d'accordo con me, quanto possa essere scarso Castellanos per non giocare nemmeno 10 minuti in una partita del genere davanti a una prestazione così, ahimè disastrosa, di Ciro Immobile, salvando il gol che segna sul rigore. Sfortunato ovviamente in occasione del palo, questo non lo mettiamo in dubbio, anche se sulla stessa occasione del palo sbaglia un controllo abbastanza semplice, quindi insomma l'errore lo fa. Comunque, un punto col Monza. Ora, al netto del fatto che il Monza è una squadra che sa giocare a pallone, non è proprio una squadra di sprovveduti, anzi, contrario di quanto si pensava dopo la morte di Berlusconi, che fosse lui il trascinatore e tutto quanto, il Monza continua a mostrare qualcosa, continua a mostrare di essere squadra. Anzi, in alcune occasioni avrebbero anche meritato di vincere. Sicuramente più di quanto abbiamo meritato noi, perché hanno fatto molto più di quello che abbiamo fatto noi. E io inizio a preoccuparmi seriamente, amici. La disperazione è tutta in un Luis Alberto, eroe, come sempre, migliore, come sempre, che si butta al 92esimo al pressing del portiere, all'inseguimento di un, non so, da solo contro tutti. Questa Lazio non ha mordenti, questa Lazio non c'ha niente, questa Lazio è sterile, questa Lazio è una squadra che mi dà molti pensieri, amici. In questo momento sono ancora un po' accaldato, quindi più di questo non riesco a dirvi, non mi escono le parole proprio, quindi io vi saluto, non contento, sarà un'altra notte dei pensieri. La cosa più importante è sempre solo, forza Lazio.